In questo esercizio abbiamo una macchina che viaggia alla velocità di 54 km orari, che improvvisamente vede davanti a sé una coda di macchine ferme a un semaforo. Si accorge della coda di macchine quando la sua distanza, dalle macchine è 50 metri. È il tratto AB. Però prima che inizi a frenare passa un secondo, tempo di reazione. Inizia a frenare soltanto nel punto F. Fino a quel momento, quindi AF, è moto rettilineo uniforme perché ha visto le macchine ma ancora non ha iniziato a frenare. Invece FB è moto rettilineo uniformemente decelerato con una decelerazione di 4 metri al secondo quadrato. La domanda è se il guidatore è un uomo o una donna. Naturalmente bisogna vedere se sbatte oppure no. Se sbatte è una donna, se non sbatte è un uomo. Per prima cosa cominciamo a vedere quanta strada fa senza frenare. Moto rettilineo uniforme alla velocità di 54 km orari, dividendo per 3,6, corrisponde a 15 metri al secondo. In questo modo rettilineo uniforme si può calcolare la strada percorsa AF moltiplicando la velocità per il tempo di reazione, che è di un secondo. 15 metri al secondo, la velocità per il tempo di reazione sono 15 metri. È logico, se va a 15 metri al secondo, in un secondo fa 15 metri. Quindi lo spazio disponibile per frenare è rimasto, non è più 50 metri, ma è rimasto 35 metri. Infatti, 15 metri se li è già bruciati senza frenare. E questo è il calcolo dei 35 metri rimasti a disposizione. Ora concentriamoci sul moto rettilineo uniformemente decelerato a partire da F, immaginando per semplicità di far partire il tempo dal momento in cui la macchina sta in F. Quindi qui c'è t uguale a 0. Scriviamo le due formule del moto rettilineo uniformemente decelerato, che sono la formula della velocità, naturalmente con il segno meno perché sta frenando, e la formula dello spazio percorso. Ci sono due modi di risolvere il problema per vedere se sbatte o no. Questo è il primo modo. Il primo modo si concentra sulla posizione C. C è il punto d'arresto, cioè la posizione in cui si ferma la macchina e non sappiamo se si ferma prima di B o dopo B. Vedremo che poi c'è un secondo modo di risolvere il problema che invece di calcolare il punto d'arresto va a utilizzare il punto B dove stanno le macchine, ma lo vediamo dopo. Quindi adesso la domanda è calcolare quello che si chiama lo spazio di frenata, cioè quanti metri fa da F a C, quanti metri fa in frenata questa macchina. Se questo spazio di frenata, delta S da F a C, è minore di questi 35 metri che sono rimasti a disposizione, allora è un uomo. Se invece lo spazio di frenata supera questi 35 metri, allora vuol dire che il punto d'arresto è oltre le macchine, quindi purtroppo è una donna. Scriviamo quindi le due formule del moto rettilineo uniformemente decelerato mettendoci la lettera C. Quindi questa è la velocità finale nel punto C, il tempo è TC, è il tempo che impiega la macchina a fermarsi, cioè arrivare al punto C, non sappiamo dov'è, però TC è il tempo che ci vuole per fermarsi, è il tempo a partire da F dove il tempo era 0, da F a C è TC. E poi lo spazio percorso è delta S da F a C. L'incognita è proprio questa, quanto spazio fa, quanti metri fa da F a C frenando, cioè lo spazio di frenata. Però vediamo che per calcolare lo spazio di frenata, la velocità ce l'abbiamo, la velocità iniziale, la decelerazione, però non abbiamo il tempo di frenata, TC, cioè il tempo necessario a fermarsi. Questo tempo necessario a fermarsi lo ricaviamo dalla formula precedente. Infatti sappiamo che nel punto C la velocità si azzera, perché è il punto d'arresto. Quindi noi possiamo imporre che la velocità in C sia 0 e da qui ci ricaviamo il tempo di frenata con la formula inversa, V0 su A. Sostituiamo i numeri, velocità iniziale diviso la decelerazione e troviamo 3,75 secondi, il tempo di frenata. Questo risultato è anche intuitivo e ragionevole, vediamo perché. L'accelerazione, cioè la decelerazione, è 4 metri al secondo quadrato. Ma che vuol dire? Vuol dire che questa macchina perde 4 metri al secondo di velocità,
ogni secondo che passa. Infatti, l'accelerazione o decelerazione è di quanto varia la velocità nel tempo. In un secondo, la velocità varia di 4 metri al secondo. Allora possiamo disegnare questa tabella. Qui c'è il tempo che scorre, 0, 1, 2, 3 sono i secondi, a partire dalla posizione F che è 0 secondi. La velocità iniziale è 15 metri al secondo, poi cala ogni secondo di 4 metri al secondo, quindi 11, 7, 3, e vediamo che prima del secondo numero 4 la velocità è diventata negativa e poi diventa sempre più negativa. Che significa questo valore negativo di velocità? Significa che dal punto di vista della matematica queste formule non vedono le macchine, è come se le macchine fossero trasparenti, queste formule vedono soltanto il punto B. E significa che la macchina avanza con velocità verso destra, velocità positive, ma queste velocità diminuiscono fino ad arrivare al punto di inversione del moto, che è il punto C. Non sappiamo se sta prima o dopo di B, facciamo finta che stia prima. Quindi la macchina arriva, qui inverte il moto. Questo è il momento in cui la velocità è 0. Velocità C uguale a 0, lo vediamo anche qui. E si trova appena prima del secondo numero 4. Dopodiché, dal punto di vista matematico, il moto continua a tornare indietro. Quindi, dal punto di vista matematico, è come se la macchina fosse un sasso che viene lanciato. Immaginiamo che venga lanciato verso l'alto, che questa sia la direzione verso l'alto. Il sasso raggiunge la massima distanza dalla Terra, poi si arresta e torna indietro. Il fatto che torna indietro è rappresentato dalle velocità negative, quindi le velocità negative rappresentano la macchina che dopo essersi fermata per un attimo torna indietro. Naturalmente questo non accade nella realtà perché la macchina una volta che si ferma poi rimane ferma, però dal punto di vista matematico è come se tornasse indietro. Quindi il risultato che abbiamo trovato è intuitivo perché è poco meno di 4 secondi. Infatti vediamo che poco prima di 4 secondi la velocità si annulla e a 4 secondi è diventata già negativa. Ora che abbiamo trovato il tempo di arresto, il tempo di frenata, TC, l'andiamo a sostituire nella formula sotto e vediamo che lo spazio di frenata da F a C è 28 metri praticamente. 28 metri è minore di 35 metri. E quindi vuol dire che è un uomo al volante perché non sbatte. Ora vediamo il secondo metodo. Abbiamo detto che invece di concentrarci sul punto d'arresto C, ci concentriamo sul punto B, dove sta la coda delle macchine. E ci chiediamo quanto tempo ci mette, sempre a partire da F, qui c'è l'istante 0, quanto tempo ci mette in frenata, questa macchina a passare da F a B, quindi per arrivare in B. Quindi riscriviamo le stesse identiche formule di prima del moto rettilineo uniformemente decelerato, ma stavolta ci mettiamo la lettera B al posto della lettera C, perché ci serve il tempo che ci mette ad arrivare a B. E se noi non mettessimo queste lettere B e C, potremmo fare confusione e pensare che TB è 3,75 secondi, ma non è vero. Perché 3,75 secondi è il tempo che ci vuole per fermarsi, cioè per arrivare in C. Il tempo per arrivare a B sarà diverso. Quindi è importante mettere queste lettere per distinguere se ragioniamo sulla posizione B o sulla posizione C. Quindi qui c'è VB, non sarà 0 in questo caso perché non è il punto, B non è il punto d'arresto. E nella seconda formula abbiamo delta SFB. Anziché delta SFC, perché ci fermiamo, cioè dobbiamo arrivare in B. Qual è l'incognita? È il tempo che ci vuole ad arrivare a B. La prima formula neanche ci serve. Possiamo direttamente calcolare questo tempo. Vediamo che c'è un'equazione qui di secondo grado. È un'equazione completa. L'incognita è TB, compare al secondo grado, al primo grado e c'è il termine noto, che è di 35 metri. È la distanza, sarebbe lo spazio disponibile per frenare da F a B. Ordiniamo verso sinistra, mettiamo a sinistra e ordiniamo tutti i vari termini, quindi un mezzo a tb alla seconda meno questo termine che va a sinistra meno v0tb più il termine noto che rimane a destra e individuiamo i coefficienti a, b e c maiuscoli di questa equazione di secondo grado. I coefficienti sono un mezzo a. Quindi metà di 4 metri al secondo quadrato, 2 metri al secondo quadrato, poi il coefficiente B
è meno V0, quindi meno 15 metri al secondo, e il coefficiente C è questo spazio FB che è 35 metri. Quindi l'equazione di secondo grado la possiamo scrivere con i tre coefficienti ABC che sono questi. Risolviamo l'equazione di secondo grado, l'equazione di secondo grado con la solita formula matematica che fa uso di questa radice quadrata. Qui non possiamo usare la formula ridotta perché b è un numero che non è pari. Se fosse stato pari, avremmo usato la formula ridotta, era più semplice. Andiamo a sostituire al posto dei coefficienti a, b e c i loro valori numerici con le unità di misura, quindi meno b è più 15 metri al secondo, questo è il suo quadrato, meno 4 per a, che è questo qui, per c. Andiamo a, poi diviso 2a, diviso il doppio di questo coefficiente, 4 metri al secondo quadrato, andiamo a fare i calcoli e vediamo che sotto radice viene meno 55 metri al secondo, l'ho tirato fuori dalla radice, ma meno 55 sotto radice non si può fare. E questo non significa che abbiamo sbagliato i calcoli perché non troviamo il risultato, vuol dire che è tutto giusto e ce lo dovevamo anzi aspettare, perché noi stiamo cercando l'istante in cui la macchina arriva in B, non lo troviamo questo istante, non lo troviamo perché non possiamo procedere nel calcolo, questo istante non esiste e giustamente dovevamo aspettarcelo perché abbiamo visto prima che la macchina si fermava prima di arrivare in B, cioè prima di sbattere. Cioè il fatto che non esista l'istante TB vuol dire che non ci arriva in B, cioè si ferma prima. Dunque noi abbiamo trovato che non esiste l'istante in cui la macchina arriva in B, giustamente perché col metodo precedente, con i calcoli precedenti, avevamo trovato che si ferma prima in C, quindi in B ovviamente non può arrivare. Adesso modifichiamo uno dei dati iniziali, e cioè ci mettiamo una donna al volante che ha notoriamente una grande scarsità nei riflessi, quindi ha riflessi molto lenti. 2 secondi è il tempo di reazione. Facciamo lo stesso procedimento di prima, in 2 secondi, andando a 15 metri al secondo, percorre 30 metri. Quindi si brucia già 30 metri perché non è lesta a frenare. Di conseguenza, dei 50 metri che aveva a disposizione all'inizio tra A e B, 30 se li è bruciati e le rimangono 20 metri. È scritto qua, FB sono 20 metri soli. Riuscirà a frenare in questi 20 metri? Facciamo gli stessi identici calcoli, stesso procedimento di prima. Quindi, primo metodo, questo in cui andiamo a cercare dove si trova la posizione C, il punto d'arresto. I dati sono gli stessi di prima, infatti va sempre alla stessa velocità iniziale, 15 metri al secondo, la decelerazione è quella di prima. Insomma, ci mette sempre a frenare gli stessi 28 metri che ci metteva l'uomo. Però adesso ha a disposizione solo 20 metri, per cui sbatte, perché si ferma in 28 metri a partire da F, ma aveva 20 metri. Prima invece l'uomo non sbatteva perché frenava sempre in 28 metri lo spazio di frenata, però era stato lesto a frenare, quindi aveva a disposizione ben 35 metri e quindi non sbatteva, 28 è minore di 35. Questo è il disegno dove si vede che la donna ha a disposizione 20 metri, ma ne percorre 28, quindi il punto C è oltre B e quindi la donna va a sbattere purtroppo, come del resto era prevedibile. Vediamo adesso il secondo metodo, che è uguale a quello di prima, cioè ci concentriamo sul tempo che impiega la signora ad arrivare nel punto B. È lo stesso identico procedimento di prima. L'unica cosa che cambia è questo dato, perché mentre prima l'uomo, che era stato rapido a frenare, aveva a disposizione 35 metri, adesso lo spazio disponibile sarà solo 20 metri per la signora. E infatti ecco qua 20 metri, la formula è la stessa di prima, con i calcoli che qui non ho riportato, però il procedimento è identico, ci calcoliamo TB. 1 e 2 perché è la stessa equazione di secondo grado che può ammettere fino a due soluzioni reali, 1 e 2. Prima non li ammetteva queste soluzioni, non trovavamo il tempo B perché l'uomo si fermava prima di arrivare in B. In questo caso invece troviamo i tempi andando a fare le sostituzioni.
I numeri sono tutti uguali a prima, l'unica differenza è questo 20 metri che va a sostituire il valore precedente che era 35 metri. Adesso la radice quadrata si può fare perché viene la radice di 65 e vengono fuori due tempi B, uno è 1,73 secondi ottenuto con il segno meno e con il segno più otteniamo 5,77 secondi, quindi sono due tempi positivi e sono questi due. Dice, ma perché due tempi? Come mai? Mica sbatte due volte? Invece sì, sbatte due volte, giustamente. Sbatte due volte perché, come detto prima, secondo la matematica non vede le macchine, vede soltanto i punti astratti, quindi la signora prima arriva in B e sbatte una prima volta, che poi è la volta vera che sbatte, quindi 1,73 secondi. Questo è il primo istante in cui sbatte, poi però prosegue sempre in frenata, arriva nel punto C che si trova oltre B, arriva in frenata, rallenta e si ferma. Per un attimo si ferma, questo è il punto di inversione del moto. Torna indietro e sbatte una seconda volta, cioè passa di nuovo per il punto B. Quindi passa per il punto B due volte, la prima a 1,73 secondi, la seconda a 5,77 secondi. E tra l'altro vediamo che la cosa torna perché, facendo la media aritmetica fra questi due tempi, otteniamo il tempo in cui arriva in C. Quindi l'istante in cui arriva in C è esattamente la media aritmetica di questi due, perché il tempo che ci mette ad andare è uguale al tempo che ci mette a tornare. E infatti se facciamo la media aritmetica sono i 3,75 secondi che abbiamo trovato anche prima, cioè quello che chiamiamo il tempo di frenata a partire da qui. Quindi 3,75 secondi è il tempo per fermarsi e è la media aritmetica fra il primo e il secondo urto. Naturalmente a noi quello che ci interessa, quello che ha senso fisico, è il primo urto. Il secondo è un valore matematico che abbiamo interpretato correttamente, però fisicamente questo non c'è, c'è solo il primo urto. In conclusione, questo esercizio ci conferma una delle leggi fondamentali della fisica, della natura, che possiamo riassumere nel famoso proverbio: donna al volante, pericolo costante.